Buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Condivido il mio schermo in modo che possiate vedere la presentazione. Vi chiedo gentilmente di darmi un feedback quando lo vedete. Dovreste vedere uno schermo nero con scritto, una slide nera con scritto All Star Beauty che metterò in Esatto. full Va screen. bene. Ok, perfetto. Benissimo, iniziamo. Come diceva Silvia, oggi siamo qui per parlare appunto di Grow Solo Attiva, un ingrediente attivo completamente naturale dedicato alle ciglia e ai capelli. È un ingrediente che è dedicato alla cura, al trattamento di capelli per uomo e donna e sappiamo chiaramente per le ciglia probabilmente più indicato per le donne, nel senso che è un interesse più femminile quello di avere le ciglia folte. Partiamo subito facendo una breve introduzione di quella che è la fisiologia e la biologia del capello. Innanzitutto la funzione biologica del capello è quella di termoregolare la pelle e proteggere lo scalpo. Ha avuto funzione simbolica negli anni e in ciascuna cultura e religione, insomma, ha, come dire, caratterizzato vari personaggi e anche sicuramente impatta molto su quella che è la percezione di se stessi e l'autostima. E i problemi ai capelli possono riguardare sia uomini che donne, ed è uno dei problemi, l'estetismo del capello, quindi un bel capello folto e non rado, riguarda, è una preoccupazione, una precauzione, diciamo che è un argomento che in cosmetica è preso molto in considerazione. Vediamo qui invece quella che è la fisiologia del capello. Abbiamo la parte del bulbo con la matrice germinativa dove nascono i cheratinociti, la papilla dermale dove ci sono i fibroblasti, la radice del capello, delle guaine che lo accompagnano verso l'esterno, il bulge dove ci sono le cellule staminali e quindi poi il capello alla fine esce sulla punta. Il capello si compone di, la, il ciclo del capello si compone di tre fasi principali, l'anagen che dura dagli 2 agli 8 anni e riguarda circa l'80-90% dei capelli che abbiamo in testa ed è la fase di crescita attiva. Dopodiché si ha la fase catagen che è una fase di transizione che dura tra le 2 e le 4 settimane e riguarda più tra l'1 e il 5% dei capelli che abbiamo in testa, alla fine della quale si ha l'apoptosi, ovvero il fenomeno per cui il capello si distacca dalla cute e cade. La fase telogen è la fase di, come dire, riposo, che dura tra i 2 e i 4 mesi e riguarda tra il 10 e il 15% dei capelli. La fase esogena, appunto, di caduta riguarda, insomma, si ha una media di caduta al giorno tra i 50 e i 100 capelli per un capello sano. Questo ciclo è ripetuto all'incirca 25 volte nella vita del follicolo, chiaramente in funzione della predisposizione genetica di ciascun individuo, ed è regolato da dai fattori chiave e dei segnali, dei percorsi cellulari specifici. Qui invece vediamo quella che è la fisiologia, o comunque qualche informazione relativamente alle ciglia. La funzione delle ciglia è quella di proteggere e mantenere il margine ciglia, l'integrità del margine dell'occhio, della rima ciliare, e proteggere gli occhi e mantenere anche l'omeostasi oculare. È chiaramente un segno di bellezza, in particolare per quanto riguarda l'occhio femminile, e ne caratterizza in maniera importante l'aspetto dello sguardo. Ha un'anatomia simile a quella del follicolo capillare che dura, scusate, si compone di tre fasi. Qual è la differenza? Che si hanno delle fasi anagen più corte, che durano tra l'uno e i 2 mesi, e invece delle fasi telogen, catagen e telogen più lunghe, che durano tra i 4 e i 9 mesi. Interessante sapere che il 50% dei follicoli delle ciglia che abbiamo sulla parte superiore è in fase telogen, quindi quello che noi vediamo delle nostre ciglia è il 50% tendenzialmente dei bulbi attivi. Le ciglia crescono meno rispetto al capello e, a differenza del capello, non sono influenzate dagli androgeni. Qui vediamo quelle che sono le soluzioni che abbiamo, siamo andati ad identificare per creare un ingrediente attivo completamente naturale che potesse impattare sui problemi di caduta e di perdita di densità del capello, così come rinforzo delle ciglia e dei capelli e rinfoltimento. La nostra soluzione è Grow Solo Active.
un ingrediente attivo completamente naturale, come dicevo, ottenuto con la Oleo Eco Extraction, un metodo che, estrattivo che coinvolge solo metodi, diciamo, metodologie fisiche. Non utilizziamo alcun solvente chimico, bensì utilizziamo ultrasuoni e microonde per massimizzare, scusate, la resa estrattiva del processo. In questo caso abbiamo creato appunto grosso olio attivo utilizzando l'olio di girasole come solvente, quindi come estrattore, che è ricco di acido linoleico, fitosteroli, in particolare i beta-sistosteroli e la vitamina E. Per quanto riguarda le piante, invece, abbiamo identificato la rosella, ovvero il carcadè, che è ricco in polifenoli, in particolare flavonoidi e acidi fenolici e antocianine, così come il safflower, quindi il cardamomo. Il cardamomo, che è una pianta conosciuta in letteratura e ci sono diversi studi sia in vitro che in vivo che provano l'efficacia anticaduta di questa pianta. È ricco di polifenoli, in particolare flavonoidi, e particolarmente utili appunto al ciclo di vita del capello, l'Hydroxy Safflower Yellow Axe e la Cartamine. Questi gli ingredienti che compongono il nostro attivo. Andiamo a vedere immediatamente quelli che sono gli effetti dal punto di vista clinico. Abbiamo fatto due studi, uno dedicato al capello, abbiamo identificato un gruppo di volontari maschile, perché chiaramente la perdita del capello è un fenomeno, diciamo, che colpisce più gli uomini che le donne in termini statistici. E poi abbiamo fatto invece uno studio sulle ciglia che vedremo in vivo e potrete vedere appunto che in quel caso abbiamo selezionato un gruppo di panelisti. Allora, vediamo come è composto, come si è svolto lo studio. Allora, è uno studio un singolo cieco. Il panelist era composto da 34 uomini caucasici tra i 29 e i 67 anni, divisi in due gruppi, uno che ha usato Growth e l'altro che ha usato il placebo. Tutti avevano problemi di caduta di capelli, in particolare di andropecia, scusate, alopecia androgenetica. Nessun trattamento anticaduta era stato usato da alcun volontario negli ultimi 6 mesi e hanno tutti compilato prima del test un questionario di autovalutazione al tempo zero dove tutti hanno dichiarato di avere problemi di perdita di capelli, perdita di volume, capelli sottili, fragili e ridotta densità capillare. La formula che abbiamo usato è un condizionante leave-on con dentro 2% di growth oil active rispetto a un placebo. Applicata in 2,4 millilitri per volta, una volta al giorno, la sera sul capello pulito e asciutto. L'area testata è tutta la testa e la durata del test è di 150 giorni, quindi 5 mesi in totale. Interessante sapere che, insomma, un giorno sì, un giorno no, veniva utilizzato uno shampoo neutro per lavarsi i capelli. Come si è svolto? Al giorno zero è stata fatta una valutazione strumentale della densità e dello spessore dei capelli. Sono state fatte delle fotografie dei follicoli in aree specifiche e poi sono state fatte delle foto generiche dello scalpo, insomma, del capello. Ed è stato chiesto ai volontari di compilare un test di autovalutazione. A 45 giorni è stato loro chiesto di compilare un altro test di autovalutazione per valutare quella che fosse la loro percezione durante l'utilizzo in un tempo più breve rispetto ai 150, rispetto ai 5 mesi, perché spesso dal punto di vista commerciale sicuramente viene richiesto un risultato immediatamente percepibile. Quindi ci interessava sapere anche dopo un mese e mezzo l'impatto che il prodotto avesse sullo scalpo, insomma, in termini di risultati sui volontari. A 90 giorni, invece, sempre con metodi strumentali, è stata valutata la densità del capello e ancora lo spessore. E a 150 giorni sono state fatte delle fotografie ancora dei follicoli piliferi e sono state prese delle fotografie generali della testa per paragonarle in termini di densità e di aspetto al tempo zero. E ancora è stato chiesto di compilare un test di autovalutazione. Questi sono i risultati in termini di ridensificazione, effetto ridensificante. Allora, vediamo come nella foto al giorno 0 e nel giorno di 90, quindi dopo 3 mesi, c'è un effetto di ridensificazione del capello, nel senso che il bulbo produce, cioè ci sono più bulbi attivi che producono capelli nella stessa area. In termini numerici, vediamo un incremento medio del più 6% rispetto al 3% del placebo,
con un picco di maggior di miglior risultato fino a più 29% per il volontario che ha avuto migliori risultati. Questo invece è il risultato per quanto riguarda l'ispessimento del capello, quindi lo spessore. E vediamo che c'è un incremento significativo del diametro e dello spessore della forza del capello. Lo si vede in maniera abbastanza palese. Dal punto di vista numerico abbiamo un incremento del più 8% in spessore, con un picco fino a più 29% per il volontario che ha ottenuto il miglior risultato, e rispetto a un 4% del placebo. Questo invece è un test che vuole sottolineare come il prodotto sia in grado di migliorare, allungare la fase anagen e ridurre i tempi della fase telogen. Quindi al tempo zero, qui vediamo un follicolo pilifero, chiaramente sono stati estratti dei peli, cioè dei capelli, in una certa area e dopo 5 mesi, sempre nella stessa area, sono stati estratti altri capelli per valutare mediamente quale fosse la situazione. Vediamo che, scusatemi, al tempo zero vediamo un follicolo capillare con irregolare, senza presenza di guaine, e no, insomma non è poco sviluppato e poco compatto. Dopo 150 giorni, quindi dopo 5 mesi, vediamo che i campioni estratti, questo è un po' significativo, presentano invece delle guaine che circondano lo stelo e lo accompagnano. È un follicolo che è ben sviluppato e quindi vediamo proprio un miglioramento di questa fase anagen. Vediamo che come media c'è stato un incremento di capelli in fase anagen del più 14%, tutti i volontari, con un picco addirittura di più 109% per il volontario che ha avuto il miglior risultato. Al contrario, il prodotto abbiamo visto invece come riesce a ridurre anche la fase telogen, quindi comunque sia ad accorciare i tempi. Al tempo zero, in questa foto vediamo un bulbo in una tarda fase anagen, e che è in una fase, sta transitando nella fase telogen. Dopo 150 giorni vediamo invece un capello con un follicolo ispessito e ben sviluppato, che sta iniziando appunto a sviluppare le guaine e una buona aderenza al bulbo. Qui vediamo in media, abbiamo dal punto di vista numerico, abbiamo osservato una riduzione della fase telogen del meno 30%, con un risultato massimo di meno 59% per il volontario che ha avuto risultati migliori. Queste sono delle foto che mostrano quello che è il risultato visivo al tempo zero e a tempo 150 giorni, e si può vedere come il capello anche sia cresciuto anche più velocemente, perché prima di fare i test, i volontari circa 2 settimane prima gli si chiedeva di tagliare i capelli ad una certa lunghezza in modo da poter fare delle fotografie avendo diciamo, gli stessi tempi di crescita. E vediamo quindi che i capelli sono più pieni e più densi, l'aspetto di fatto è migliorato, la crescita è migliorata, è stata ridotta la perdita di capelli e quindi è stata proprio ridotta la progressione dell'alopecia androgenetica. Questo era il test di autovalutazione. La colonnina gialla si riferisce ai 45 giorni, la colonnina viola ai 150 giorni. Intanto possiamo vedere. Scusa, la schermata non si aggiorna, diciamo che si è bloccata. Dove siete rimasti? Boost tightness. Cioè. Adesso si aggiorna. No, a me no. È un problema nostro. Ops, scusate, io sono arrivata al self-evaluation dell'air care. No, a noi non si aggiorna, comunque va bene. Proviamo. Mi spiace, al limite comunque io credo che, non credo, ci sarà la registrazione, quindi eventualmente, insomma, magari potreste risentirla. Mi spiace dell'inconveniente. Scusate, quindi stavo dicendo che appunto il 94% dei volontari si dice soddisfatto, vede un miglioramento nell'estetica del capello, l'88% si sente anche più sicuro e l'88% dichiara che avrebbe piacere, insomma, ad acquistare il capello.
vogliamo vedere invece i dettagli delle le caratteristiche che hanno percepito come migliorate, già a 45 giorni più del 50% dei volontari vedeva una crescita più veloce del capello, una riduzione della perdita del capello sia durante il lavaggio che durante il pettinamento, una migliorata densità capillare e in generale un effetto anticaduta. Hanno osservato anche sempre più del 50% già dopo 45 giorni trovava i capelli più luminosi, più voluminosi e più vitali. Migliore idratazione, li trovava meno danneggiati e più forti. Quindi in generale un feedback molto positivo da parte di un'altissima percentuale di volontari, sia dopo 45 giorni che alla fine del trattamento. Vediamo invece quelli che sono il risultato relativo al test fatto sulle cinque. Allora, anche in questo caso era un test singolo cieco, sotto controllo chiaramente dermatologico ed oftalmologico, data la posizione, insomma, l'area estremamente delicata. Il panelist era composto da 41 donne caucasiche tra i 20 e i 50 anni, anche qui separate in due gruppi, uno che usava il placebo e uno che ha utilizzato growth oleoactive, sempre al 2%. La caratteristica dei panelisti è che avessero ciglia sottili, corte e poca densità. La formula che abbiamo utilizzato è stata un eyeliner gel contenente il 2% di growth oleoactive rispetto a un placebo. Applicato due volte al giorno, la mattina e la sera, la mattina prima di truccarsi e la sera dopo essersi struccate, e l'area testata, la base delle ciglia superiori e inferiori. Durata del test 56 giorni. Quindi qui è stato fatto in questo modo. Tempo zero, un dermatologo ha valutato la densità ciliare, sono state fatte delle fotografie delle ciglia ed è stato chiesto alle volontarie di compilare un test di autovalutazione. A 28 giorni è stato fatto un test ancora dermatologico, la valutazione dermatologica della densità ciliare, sono state prese delle fotografie. A 56 giorni è stato chiesto alle volontarie di dare una valutazione, un'autovalutazione del risultato ottenuto utilizzando il prodotto. E questi risultati. Allora, intanto possiamo vedere dopo 28 giorni come ci sia stato un infoltimento, una ridensificazione delle ciglia. Dal punto di vista numerico vediamo che c'è stato un incremento del più 18% di densità, con un risultato massimo fino a più di 100% per il volontario che ha ottenuto appunto la performance migliore, rispetto a un più 7% del placebo. E queste sono altre fotografie che provano il miglioramento su diversi volontari. Come potete notare, la linea tratteggiata demarca la lunghezza massima delle ciglia e l'estensione. E vedete come in tutte le foto a 28 giorni il limite massimo sia comunque incrementato. Anche qui, dopo appunto 56 giorni, è stato chiesto alle volontarie di autovalutare il risultato e vediamo come più del 75% dichiari di aver visto un effetto di crescita più veloce, un incremento della densità ciliare, una riduzione del numero di ciglia perse e anche la prevenzione della rottura delle ciglia. Le trovano più, anche in questo caso, intorno al minimo risultato è il 75% circa, che le trova più curvate, e più del 75% dei volontari trovano le ciglia più spesse, più lunghe, più voluminose e più dense, rinforzate e nutrite. Il 95% dei volontari dice di trovare appunto un miglioramento nelle proprie ciglia grazie all'utilizzo del prodotto con il Growth Oleoactive. Le trova migliorate anche dal punto di vista estetico, l'86% si dice soddisfatto e il 67% dei volontari dichiara di avere un'intenzione di acquisto del prodotto. Vediamo qualche informazione generale relativamente a Growth Oleoactive, qualche dato analitico. Allora, l'INCI abbiamo visto che è Elianthus annosidoi, quindi l'olio di girasole, poligliceril 3 di isosterate, questo è un coestrattore che massimizza la resa d'estrazione, il Cartamus tintorius flower extras, che abbiamo detto essere il fiore di Cartamus, e poi l'Hibiscus abdarifa flower extra, che è il carcadè o rosella, come lo si voglia chiamare.
In questo caso per Growth Oleoactive non c'è una molecola titolata, come abbiamo fatto ultimamente per altri attivi, ma qua è proprio la sinergia di tutti i polifenoli contenuti all'interno, estratti dai fiori, che vanno a che concorrono alla performance finale. Il prodotto appunto è un liquido omogeneo tra lo giallo arancio e l'arancio marrone, è liposolubile, il pH è dal 3 al 10. Sono stati fatti test di sicurezza come Human Patch Test per l'irritazione, l'ECAM Test e l'RHCE Test per l'irritazione oculare. Il prodotto è stato testato per la fototossicità e non è fototossico e abbiamo controllato e verificato l'assenza di composti indesiderati tipo pesticidi, metalli pesanti e allergeni. I test sono fatti al 2%, lo consigliamo comunque fino a un 5%. Il prodotto è organico, è certificato Cosmos organico al 66,40%. È approvato Cina. Abbiamo visto che appunto è certificato Cosmos, non Cosmos approvato, ma certificato, quindi è biologico, è dermatologicamente testato e oftalmologicamente testato. Claim e applicazione, qui ci possiamo sbizzarrire in realtà, perché prevenzione della caduta del capello, trattamenti per uomo e per donna. Prodotto che può aiutare a ricostituire la propria sicurezza in se stessi, perché chiaramente chi perde i capelli, chi ha soggetto a perdere i capelli spesso usa problemi di autostima, ringiovanimento del capello, cura per capelli sottili devitalizzati, per ridensificare i capelli, migliorarne l'aspetto, per migliorare capelli e ciglia, la crescita di ciglia e capelli, per rafforzare sia ciglia che capelli, riempirli, dare un effetto di riempimento ridensificante e allungante delle ciglia e come, diciamo, per contrastare gli stress ossidativi e l'invecchiamento precoce di ciglia e capelli. Può essere utilizzato in prodotti dell'IKEA sia per donne che per uomini. Può essere, chiaramente, questo è un prodotto che abbiamo visto come agisce e va ad agire di fatto sul follicolo pilifero. Chiaro che un prodotto Livon che resta a contatto con lo scalpo piuttosto che con la rima ciliare darà degli effetti migliori. Ciò non toglie che se uno volesse fare una linea, potrebbe una linea per esempio per capelli, potrebbe sicuramente metterlo anche in shampoo, sieri, lozioni, eccetera. Rimangono tantissimo sullo scalpo dal punto di vista, sicuramente aiutano e di fatto comunque vanno, potrebbero completare dal punto di vista marketing la linea. Per quanto riguarda invece le ciglia, anche qui per quanto riguarda le daily care potrebbero essere prodotti tipo gel, eyeliner da applicare la mattina e la sera, oppure anche solo la sera prima di andare a dormire, oppure proprio prodotti make up, mascara, eyeliner, primer, kajal, le matite, tutto ciò che porti a contatto il prodotto con la rima ciliare. Qui abbiamo un paio di formulazioni che proponiamo che contengono Growth Oleoactive, in questo caso è un gel che va applicato sullo scalpo, un gel estremamente leggero che non crea effetto grasso, oleoso, è fatto con... mi è terminato il tempo, avevo messo il timer. È fatto con un nostro emulsionante che si chiama Oliven 2020, che è in grado di creare dei gel molto leggeri. Abbiamo utilizzato degli attivi acquosi come l'Eurol BT, un emoliente estremamente leggero in termini di tocco, come Sensulene Light TT, che è un low viscosity silicone-like natural emollient. Abbiamo usato olio di canapa raffinato organico e Growth Oleoactive al 2%. È un prodotto, come dicevo, da applicare sulla cute, massaggiare e lasciare in posa. Non c'è bisogno di risciacquo. Abbiamo sviluppato anche un gel eyeliner, anche in questo caso utilizzando l'Oliven 2020 perché volevamo un effetto estremamente leggero. Abbiamo messo in termini di fase oleosa qualcosa di estremamente leggero, quindi in quantità molto bassa, 0,5 di olio di argan e olio di jojoba e Growth Oleoactive. Questo era un prodotto appunto da applicare sulla rima ciliare la sera, per ricavo,
se uno non si fosse truccato anche. E questo è quanto. Il tempo questa mattina era abbastanza ristretto, nel senso che non abbiamo voluto fare una presentazione troppo lunga e tediosa, diciamo. In realtà il prodotto è corredato da un set di documentazione molto esaustiva. Ci sono, c'è la, sia la presentazione con le note, in cui viene spiegato in dettaglio anche il meccanismo d'azione, piuttosto che poi abbiamo un dossier question and answer dove vengono date una serie di risposte a eventuali domande che potrebbero sorgere relativamente al prodotto. I campioni sono disponibili e quindi niente, insomma, se ci fosse qualche curiosità al momento, più che contenta di rispondere. Altrimenti, insomma, siamo qua per eventualmente soddisfare curiosità in un secondo momento.